parla così in fretta, di la verità, c'era già. È solo che ho studiato varie cose, ho fatto dei corsi di sopravvivenza. Corsi di sopravvivenza? Ma che ho fatto nella mia vita? Ho solo sprecato tempo, non so l'inglese, non so usare un frullatore, non conosco la fisica quantistica, che ho fatto? No, per questo c'è una soluzione, però non cambiare argomento e dammi il mio bacio. No. Sapevo che non mi avresti baciato, lo sapevo. E perché ne eri così sicuro? Lo sapevo perché non mi credi neanche un po'. Perché mi incolpi anche per la morte di Fritzen Walden. Perché non sopporti il mio stile. Perché non sopporti che mi piacciano tanto le donne e perché no, mi odi. No, aspetta, stai esagerando. Io non ti odio affatto. Non ce l'ho per niente con te. La verità è che mi innervosisci. Ci sono dei momenti in cui mi dai fastidio. Ah, sì? Ecco, vedi? Lo vedi che allunghi le mani? Lo vedi? Stai al tuo posto. Smettila di protestare. Vai a pulire i pesci che io accendo il fuoco, d'accordo? Mi bastano solo due piccole pietre. Accende il fuoco con due pietre, lui. Che presuntuoso. Me ne vado, Martin. No, aspetta, Paz, non chiamarmi Martin, chiamami Thomas. Hai visto? Adesso vi siete messi in due per prendere in giro una povera ragazza. Tu prima non eri così. È tutto qui. Senti, io lo faccio per aiutare Franco, ma questa faccenda non mi piace. Meno male, però non è tutto. La verità è che mi annoio sempre di più con te. Sei un topo di biblioteca. No, non dire così, non te lo permetto. E poi non è giusto perché lo sapevi fin dall'inizio. Ma tu esageri, guarda che colorito hai. Che c'è? Sono pallido? Sei che cos'ho? Verde, mio caro. Perché non prendi un po' di sole e non vai in palestra? Ragazzi, passa, ha ragione. Sono troppo pallido, troppo flaccido. Che mi succede? Beh, questo non lo so. Perché Thomas, non la inviti a fare qualcosa di divertente? Qualcosa di bello, sì. Pensavo di portarla a teatro, ma ho paura che non le piaccia. Perché non la porti al Lago del Sole? È un bel posto, ci si diverte molto. Fantastico, mi piace da morire quel posto. Ci sono le moto d'acqua e si fanno gli sport acquatici. Ma a me tutte quelle cose non piacciono, lo sapete. Preferisco i libri, la psicanalisi, la filosofia. Ma così non troverai mai una ragazza. Vuoi assomigliare a me? Certo. Ma che ne pensi, Massimo? Io sono in pensiero per Flor, dove sarà? Rispondo io. Pronto? Chi parla? Flor? Ciao, Thomas, tesoro, come state? Siamo bene, e tu? Dove sei? Sono qui al porto, sono venuta a fare una passeggiata, sai, qui è fantastico. Fliggiti! Qui c'è il mare, il sole. Ecco, per ora resto qui. Come va a casa? Le streghe? Non ci sono novità. Le streghe sono nella tana. Bene. Allora, Thomas, tesorino caro, ci vediamo più tardi, d'accordo? Più tardi? A che ora torni? Sì. Grazie infinite per tutte le informazioni, signor prefetto. Grazie ancora, mi saluti sua figlia, a risentirla. Allora? Hanno bloccato la nave e fermato l'equipaggio, andiamo subito lì. Ma quanta impazienza, non vedi l'ora di ritrovare quella piccola sguattera, vero? Quanta fretta! Ah, questa è gelosia, sì, è gelosia. E allora che c'è? Sono contento, mi piace, perché ci sono delle speranze, provi dei sentimenti, quasi mi emoziono. Certo che sono gelosa. Non sopporto come strisci dietro a quella stupida, mi dà... Lorenzo, tu sei l'uomo della mia vita. Tu sei il mio grande amore. E non sopporto di vederti così innamorato di Flor, che è il mio incubo peggiore. No. Se mi volevi ferire per qualche cosa, se volevi vendicarti di me, posso dirti che ci sei riuscito. Mi hai spezzato il cuore. È il mio lavoro. E non mischio gli affari con i sentimenti. Mettitelo bene in testa. Flora è una povera ragazza, debole e confusa. Fra lei e me non c'è niente. È chiaro? Non stai mentendo. No, non ti mento. L'unica per la quale ho provato qualcosa una volta sei stata tu. E ora andiamo a prendere la tua sorellina, eh? No. Oh no!
fa vedere? No, mi piacciono così, mi piacciono ben arrostiti. Ops! Così sono buonissimi, basta dargli una pulitina intorno. Con la sabbia, certo, certo. Beh, io li preferivo senza. Saranno sì, certo, siediti, siediti. Saranno deliziosi. Oh, santo cielo! Che ti prende? Sai cosa dovresti fare? Dovresti rilassarti, cercare di non essere così ansiosa. Che vuoi dire? Che sono una pazza scatenata, isterica e urlatrice? Va bene, sta zitta. Non abbiamo acqua. Moriremo di sete, poveri noi! Ma no, non moriremo affatto, Florencia. Vuoi l'acqua? Vieni, andiamo. Qui deve aver piovuto da poco. E le foglie degli alberi conservano l'acqua come riserva. Quindi abbiamo tutta l'acqua che vogliamo. Quanti sono? Com'è quanti sono? Parlo di te. Quanti mini conti ci sono dentro di te? Qual è quello vero? È questo che hai di fronte, quello vero. Io sono... Sì, il signor 220 volte di sempre, me ne sono accorta. Ti piacerebbe che fossi Frinzenwalden? Aspetta, aspetta, Ford! Signora Torres Oviedo, la prego, ci tolga dei guai. Quali guai? Un tizio ci ha denunciato come contrabbandieri. Sì, va bene, piuttosto mi dica dov'è. Che cosa? Come che cosa? Il pacchetto, quella cosa, quello che dovevate portare a Calcutta. Ah, è scappata. Purtroppo non abbiamo potuto fare niente. Ma come è possibile che 10 marinai muscolosi, abbronzati e pieni di tatuaggi non siano riusciti a trattenere una fragile, bellissima e affascinante ragazza? Basta, basta così. Purtroppo si è intromesso quel tizio e... Quale tizio? Quale tizio? Un tipo come? Come sarebbe un tizio? Un tipo come? Un tipo come? Uomo. Ma certo che era un uomo! Un tizio! Sono stata molto bene. Siete tutti molto simpatici. Grazie. Di sicuro vi divertirete al Lago del Sol. Sì, sì. Ti apro la porta. Ci vediamo, ragazzi. Ciao, ciao. A presto. Bene, grazie a di presto. Essere venuta. Buonasera. Grazie davvero. Siete tutti qui? Franco, Nicholas, Thomas, Martin. Devo parlare con tutti voi. Perdonami, Flor. Credimi, non volevo essere scortese. Volevo solo dirti che all'amore bisogna concedere qualche opportunità. Come si vede che non sei mai stato innamorato? Io ho amato un uomo e l'ho perduto. E sono triste, sola e non so che cosa fare. Scusami, però io... Anch'io ho amato una persona. Ho amato davvero. Sul serio? E mi è andata male. Però, sai, la vita continua. Sì. Quello che non capisco è come continui per te. Ti interessa solo allungare la tua lista di ragazze. Aggiungere in continuazione nuove conquiste. Per te le donne sono solo trofei da attaccare al muro, no? Tu no. Tu sei diversa. Sarà per questo che mi piaci tanto. E credo che... anch'io ti piaccio un po'. Non è vero, perché a me non piace proprio nessuno, perché io non provo quello che dici tu. Non essere sciocca, Florence. Concediti un'altra opportunità. Non posso. Non voglio un'altra opportunità. E tantomeno con uno come te. Beh, vuoi dire che io non ho alcuna speranza di cambiare? Non ti credo, le persone non cambiano. Che fai? Il super che hoy volvía. Te siento en ese beso que no fue. Te siento en las ausencias. Te siento. Massimo! Oh, santo cielo, Massimo, ti prego! Ah, fatine mie, aiutatemi! Conte! Stai bene? E lei? Lei chi è? This is mi pregunto, come dove stai tu? Mi vida, mi alma, mi confianza.